Un caro saluto a tutti. Il Comitato Regionale Veneto ha predisposto una serie di appuntamenti web con autorevoli relatori su diversi argomenti. Questi eventi hanno lo scopo non solo informativo, ma anche di riallacciare i contatti tra i tecnici in questo secondo lockdown. Un'opportunità di ritrovarci insieme, a confrontarci e discutere sui temi che ci coinvolgono in un momento molto delicato e difficile per tutti, ed in particolare per i bambini, al centro delle nostre attenzioni. Un modo per essere proattivi e riprogettare un futuro malgrado le avversità che ci opprimono. Con la speranza di ricominciare e rivederci al più presto, vi auguro buon ascolto. Buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati. Siamo qui con questo ormai penultimo appuntamento con gli incontri informativi organizzati dal settore istruzione tecnica del Comitato Regionale Veneto. Questa sera abbiamo, direi, a grande richiesta ancora con noi Paolo Danese. Buonasera Paolo, Ciao, grazie. per i pochissimi che ancora non lo conoscono, Paolo, oltre a essere docente del settore istruzione tecnica, è insegnante nella scuola primaria, è docente presso l'Università di Pavia e ha una grandissima esperienza come istruttore e come coordinatore di scuola nuoto, specialista nelle attività per persone con disabilità e tantissime altre cose che poi magari scoprirete strada facendo. Come di consueto, prima di iniziare i lavori, chiedo a Antonella di introdurre la serata. Buonasera, Antonella Beghetto, responsabile del settore istruzione tecnica del Veneto. Buonasera a tutti, grazie Federico, un grazie particolare a Paolo che ci ha dato nuovamente la sua disponibilità a portarci la sua esperienza, la sua conoscenza in questo incontro. Giustamente, come ha detto Federico, a grande richiesta perché, vista la prima grande occasione che abbiamo avuto, c'è stata poi un buon ritorno e di conseguenza a grande richiesta la parola di Paolo, per cui ti ascoltiamo tutti molto volentieri e con grande attenzione. Grazie Paolo. Grazie a voi. Grazie Antonella. Allora io prima di lasciare la parola a Paolo ricordo solo che come sempre se volete fare qualche domanda al nostro relatore potete scrivere i vostri dubbi o considerazioni utilizzando i commenti sia di Facebook sia di YouTube. Paolo, tutto tuo. Va bene, grazie a tutti. È bello fare questi interventi dopo aver visto un telegiornale di Sky che annunciava che tutto probabilmente ricomincerà col lockdown, eccetera. Io sono lombardo e a quanto pare l'assessore della Lombardia ha già detto che da lunedì probabilmente tutte le scuole in Lombardia andranno ancora in lockdown. E ogni tanto mi viene da pensare effettivamente ai nostri poveri allievi quando ci torneranno in piscina. In che condizioni saranno? Ne abbiamo già discusso per chi c'era l'ultima volta che ne abbiamo parlato. E il problema di grosso è cercare di affrontare questo problema vedendo come torneranno i nostri ragazzi. Sicuramente una cosa su cui possiamo contare è che avranno una voglia infernale di poterlo riprendersi da tutta quella che è la grande tempesta del Covid, perché li ha segnati e li sta segnando parecchio. Purtroppo i telegiornali non vi stanno dicendo quali sono le condizioni di alcuni ragazzi. Ma io come funzione strumentale nel mio istituto per quello che riguarda i ragazzi disabili ho dovuto fare degli interventi perché alcune ragazze, alcuni ragazzi non vogliono assolutamente più tornare a scuola. E non sto parlando di ragazzi disabili, sto parlando di ragazzi normotipici che non vogliono più tornare a scuola perché non si fidano più, perché sentono talmente tante brutte notizie che loro preferiscono rimanere a casa piuttosto a fare la didattica a distanza, ma non rimettere più un piede a scuola perché non si fidano più, perché hanno avuto veramente un'ondata tale di scombussolamento a livello psicoemotivo che non se la sentono più di venire a scuola, soprattutto per quello che hanno vissuto a livello familiare. Tutto sommato, l'ondata del lockdown all'inizio, per tutti i ragazzi, ma soprattutto per quello che riguarda gli adolescenti, è stata una cosa bella. Perché all'inizio me ne sto a casa mia, tutto sommato, non vado d'accordo con la famiglia, me ne sto nella mia cameretta, mi faccio gli affari miei e tutto sommato era una vacanza prolungata. Sì, ogni tanto mi collego alla DAD e vedo di fare quello che c'è da fare. E poi tanto comunque tutti dicono tutto andrà bene, orgoglio e positività, chissà mai cosa succederà.
Col passare del tempo, però, i nostri ragazzi, e che credo che avete sentito qualcosa dalla dottoressa Pattini che mi ha preceduto qualche intervento prima del mio, la situazione si è ribaltata. E questa situazione si è ribaltata in una maniera inenarrabile. La volta scorsa abbiamo centrato maggiormente sui bambini, ma in questo momento noi abbiamo i ragazzi che sono decisamente più scombussolati. E parlo di tutta quella fascia che va dai 12 ai 18 anni, ma anche oltre. Perché io lavorando in università vedo le stesse problematiche collegate a tanti ragazzi dai 20 anni in su che hanno le stesse problematiche. La prima problematica è quella legata al fatto che il Covid ha distrutto improvvisamente tutta una serie di routine che si avevano a livello di abitudine e non ci sono stati più. Adesso dire ad un ragazzo, per esempio, fai una previsione a lungo termine, diventa veramente un serio problema. Questa sarà una delle cose che noi dovremo affrontare, ma magari ne parleremo dopo in altre slide, per l'ingresso di questi ragazzi a scuola. Scusate, in piscina. Tutto è diventato estremamente fluido. Nel mio territorio stiamo vivendo alcune problematiche veramente forti di gente, di ragazzi che si picchiano per strada. Soltanto nell'ultimo weekend, nel mio territorio, che è l'Alto Milanese, sono state quattro risse fra ragazzi. I sociologi che ci stanno studiando stanno dicendo che non sono gang fatte apposta per picchiarsi. Nel mio territorio, per esempio, una trentina di anni fa c'erano ed erano legati al fatto di alcuni fenomeni migratori che ci sono stati. Adesso semplicemente è un modo per dire, ok, mettiamo in ordine che fra una settimana noi ci troviamo in piazza per picchiarci contro quell'altra band che verrà, almeno così facciamo qualcosa un sabato sera. E questo è veramente terribile. Hanno perso quindi, non venendo più in piscina, per esempio, o nella società sportiva in generale, alcuni punti di riferimento per loro importanti. Il secondo grosso problema è la paura dell'altro. Le misure del Covid, tutto sommato, come vi dicevo prima, spaventano. Spaventa tutta una categoria di ragazzi molto fragili. Il discorso di prima, alcune studentesse da noi alle medie non vogliono più mettere piede perché hanno paura del contagio, è un punto di riferimento abbastanza importante. Purtroppo non fa notizia nei telegiornali. Sentite qualche notizia veramente sporadica e visto che comunque quando non se ne parla si pensa che tutto vada bene, ecco, non siamo in questa condizione. Secondo me i più grandi desaparecido delle piscine e in generale dove non si tiene conto praticamente di tutti i danni che stanno veramente soffrendo sono i disabili, ma immediatamente dopo, per quello che sta succedendo, sono gli adolescenti che stanno subendo il maggior colpo riguardo a questo. Il risultato, molti adolescenti stanno cominciando a vedere come l'altro, come l'infetto. Proviamo ad immaginarci da qui a, spero, 3-4 mesi, loro dovessero tornare in piscina, in che condizioni l'affronteranno? Andranno vicino a delle persone che sono in acqua con loro? Si avvicineranno al punto tale da non sospettare, oddio, mi sto infettando? Il terzo punto è la grande incertezza economica. L'incertezza economica noi non la vediamo, non la potremmo vedere per esempio sul fatto che magari tante famiglie non potranno pagare l'abbonamento del proprio figlio al nuoto libero piuttosto che non un corso di nuoto, ma il fatto che l'incertezza economica non permette a tutti questi ragazzi di poter riuscire a fare delle cose che facevano prima, al di là del fatto proprio che gli orari non ci permettono di andare a mangiare al ristorante una pizza dopo le 6 di sera, ma anche durante il giorno. Ci sono parecchi di questi ragazzi che sono in seria difficoltà per il semplicissimo fatto che le famiglie non possono permettersi che questi vadano, escano con la propria compagnia nel pomeriggio per poter mangiarsi un panino, caspita ne so, una cosa del genere, perché di soldi cominciano a non essercene più. Questo ha inciso per esempio anche sulle feste di compleanno, supponiamo il caso. Ammesso e non concesso che in alcune regioni si possano ancora fare, non se ne fanno più perché la disponibilità economica è sempre più ridotta. Questo ha portato come grandissima conseguenza il fatto che a livello di socializzazione molti di questi ragazzi stanno perdendo delle occasioni importanti, perché non hanno più l'occasione di avere un confronto con gente pari età, che sappiamo benissimo che nella fase adolescenziale diventa decisamente importante. In ultimo, anche per questi ragazzi c'è il grandissimo problema della lontananza e del lutto, vale a dire perdono dei riferimenti abbastanza importanti come l'adulto allenatore. In alcuni sport come il nuoto, fortunatamente si riesce ad andare avanti, ma io penso quando un ragazzo non è
iscritto ad un'agonistica, ma per lui diventa veramente importante la figura di riferimento che vede in piscina, l'istruttore di nuoto. Io, come ricordo, ho un istruttore di nuoto che purtroppo non c'è più, si chiamava Camillo. Beh, per me è un mito, perché questo istruttore di nuoto, pur non tenendo una squadra agonistica, ma aveva praticamente il controllo nelle sue corsie di almeno 16 ragazzi adolescenti, dividendoli in due corsie, e questi venivano tutto l'anno. E per loro Camillo era una figura veramente di riferimento centrale. Ora, ragazzi di questo tipo non hanno questo parametro di riferimento. Come si è già detto anche nell'incontro scorso, quello che però sta venendo fuori è che, oltre a tutte queste mancanze, abbiamo veramente questi ragazzi in pieno stress cronico post-traumatico da Covid. Tradotto, il loro corpo è sempre allerta. Il fight or flight, che dovrebbe essere una condizione d'emergenza che si dovrebbe ridurre in pochissimo tempo, per loro invece è ben perdurante. La situazione sembrava risolversi verso l'estate, quando finalmente c'è stato un calo del dover rimanere a casa, quindi con una maggior libertà, ma studi hanno approfondito il fatto che non è vero. Il calo a livello di fight and flight non c'è stato. Lo stress cronico è continuato ad andare avanti. E questo stress cronico, purtroppo, lo stanno portando avanti ancora adesso, dopo questo periodo ampiamente altalenante tra il riprendere la scuola e il dover rimanere a casa in DAD. In forma minore, fortunatamente, l'abbiamo nella scuola primaria, dove nella scuola primaria, o meglio ancora nella scuola dell'infanzia, questo fenomeno sta decisamente calando, perché abbiamo avuto in gran parte delle regioni d'Italia la possibilità di poter frequentare scuola, e questo ha inciso parecchio. Io ho fatto l'esempio, l'ultimo incontro che ci siamo visti, dei miei bambini a scuola, che c'erano fortissime problematiche legate al dover essere rimasti a casa da marzo a maggio lo scorso anno, c'erano forti problemi a novembre, che di litigi, di giochi molto violenti, cose di questo tipo. Attraverso dei percorsi sulle competenze emotive siamo riusciti a far parlare questi bambini e a farci dire cosa non andava, cosa andava. Ecco, una situazione del genere per quanto riguarda gli adolescenti non c'è, perché ci sono grandissimi problemi. Questi grandissimi problemi principalmente sono legati al fatto che comunque la pretesa che viene fatta nel mondo della scuola a partire dalle medie non è molto cambiata rispetto a prima del lockdown. Molti professori infatti hanno cambiato il tipo di didattica a livello di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma a livello per esempio di quella che è la proposta che viene fatta a scuola per tentare di alleggerire inizialmente magari l'impatto dei ragazzi verso la scuola e condurli poi gradualmente verso quelle che sono le grandi sfide di un liceale, ecco, non ci siamo ancora. Il mio terrore è che anche in piscina venga fatta una cosa di questo tipo. Il mondo attorno a noi è cambiato, ma rischiamo magari di farli tornare in un ambiente piscina dove nulla è cambiato, dove molte piscine magari rimangono fermi a prima del 23 febbraio del 2020, quando il mondo, almeno l'Italia, è cambiato profondamente. Ed è cambiato profondamente perché gran parte dei ragazzi che avremo in piscina avranno sicuramente, a causa del trauma post-traumatico cronico da Covid, alcune caratteristiche che li rendono molto diversi dai ragazzi che avremo prima. Attenzione, faccio una generalizzazione. Non voglio mandarle nel termine catastrofico che tutti i ragazzi saranno così, ma l'istruttore e l'istruttrice furba tendono a pensare che ci saranno anche questi bambini, anche questi ragazzi. E noi potremmo avere dei ragazzi poco disponibili alla concentrazione e all'ascolto, molto iperattivi, agitati, che magari ci sembrano apparentemente tranquilli, ma basta semplicemente dirgli qualcosa e questi ragazzi esplodono in manifestazioni anche aggressive che noi non ci aspettiamo. Non parlo di violenza fisica, ma basta semplicemente quella verbale. Potremmo aver conto, per esempio, di aver gruppi con situazioni completamente disomogenee. Di conseguenza, situazioni disomogenee è un grandissimo problema. Leggo bambini con ragazzi con gravi problemi di sonno, sì.
Io ho una specializzazione e lavoro anche in Bicocca, ho la specializzazione sui bambini con disturbi comportamentali e i riferimenti che si stanno facendo è che molti ragazzi si stanno avvicinando a quelli che con una terminologia medica vengono definiti ADHD, disturbi dell'attenzione e dell'ipermotricità. Proprio perché ho nella mia testa dei pensieri e questi pensieri mi girano. Mio papà che non ha più il posto di lavoro, mio nonno che è morto e non ho potuto dargli l'ultimo saluto. Anche se sono cose successe anche mesi fa, però non è facile liberarsi di una cosa di questo tipo. E qual è il miglior momento della notte quando la nostra mente dovrebbe riposarsi, giusto, giusto per pensare a queste cose? Quindi provate ad immaginare in che situazione possiamo essere. Oppure molto frenati, timorosi, non mi espongo, ho ansia, perché comunque tanti riferimenti che primavera non ce li ho più. Dal bambino al ragazzo, attraverso il gioco, attraverso l'incontro nel gruppo dei pari, attraverso il trovarsi in piscina, nello spogliatoio, dite tutto quello che volete, ma sono momenti molto importanti di confronto perché posso parlare. Io generalmente quando andavo nella mia piscina non perdevo tempo a cambiarmi nello spogliatoio degli istruttori, ma per me era più comodo cambiarmi nello spogliatoio generale. Ed era, lo ammetto, fastidioso sentire sti ragazzotti che entravano nello spogliatoio e stavano i minuti a raccontarsela, dicendosi cose da adolescente, quindi anche banalotte, ma per loro era molto importante una cosa di questo tipo. Poi arrivava la donna delle pulizie con lo scopettone in mano a mandarli fuori perché era il momento della ginnastica, però era bello sentirli confrontarsi. Adesso questi momenti i nostri ragazzi non ce li hanno più. Quindi con chi mi confronto per dire come la penso? E il rischio che noi possiamo avere è quello di un'amplificazione reale delle situazioni, ingigantendole nella maniera più possibile, nella maniera più grande possibile, o trovare fuga nella negazione. Ma la negazione non può funzionare. Quindi in piscina, all'inizio probabilmente, ma lo vedremo, ripeto, in altre slide, ci dovrebbero essere degli istruttori capaci di far parlare. Non perché in piscina devo perdere tempo a parlare, ma perché in questo caso il perdere tempo, il parlare sicuramente non sarà un perdere tempo, sarà sicuramente un momento dove io ho la possibilità di investire sul futuro, specialmente se parliamo di bambini. Ricordiamoci che la nostra generazione sarà quella che dovrà darci i campioni del 2032, per le Olimpiadi del 2032. Se noi non siamo capaci di agire su queste fasce di età, i nostri grandi talenti sportivi, molto probabilmente tra una decina di anni, faremo fatica a tirarli fuori. Per riuscire a farlo, ho bisogno di, come vedremo, creare un ambiente tranquillo entro cui tutti i nostri ragazzi possono stare e riacquisire alcune routine che hanno perso. Quindi, come punti, i bisogni fondamentali che avranno i nostri ragazzi al rientro saranno sicuramente l'accoglienza, essere accolti. Mi viene in mente l'iCare di Don Milani come riferimento pedagogico. Io mi preoccupo di te. L'istruttore di nuoto dovrebbe possedere queste caratteristiche. Il secondo, la responsabilità. Non nascondermi quello che sta succedendo. Se ci sono delle regole in piscina, parlamene e fammi capire perché ci sono. Perché voglio assolutamente sapere, perché in questa maniera io riesco a scacciare i fantasmi che ho nella testa, perché riesco a razionalizzare con una persona che mi fa parlare. E in ultimo, la motivazione. Essere in casa comunque con la famiglia, che siano bambini o che siano ragazzi, non mi dà la possibilità di sperimentarmi. Se sono bambino, tutto sommato, la mamma è la mamma. Alcuni bambini della fascia prescolare, come si chiama la mamma? Mamma, perché ho quel gran totem che ho. Stranamente, però, con gli adolescenti siamo nell'ambito della base sicura. Molti adolescenti hanno bisogno comunque di avere un punto di riferimento vicini, ma con la possibilità di allontanarsi e di ritornare indietro. Mi viene in mente la teoria dell'attaccamento di Bowlby. Per gli adolescenti, grosso modo, siamo nella stessa condizione, ma non cerco più il genitore come figura di riferimento. A me serve un adulto che sia per me una figura di riferimento con cui, per cui confrontare il mio papà in maniera tale che riesco a vedere come può essere il mio progetto di vita, quale potrebbe essere il mio ideale. Tra i miei ideali maschili che mi hanno fatto diventare quello che sono, il mio allenatore di atletica è stato una persona veramente importante, perché aveva le caratteristiche che avrei voluto in aggiunta o a quelle che aveva già il mio papà, o in mancanza di quello che il mio papà non mi dimostrava. Quindi mancano tutti questi momenti. Quando torneremo,
quasi sicuramente i ragazzi in piscina vorranno un riferimento di questo tipo. Dopo un momento di spaesamento, io sono quasi sicuro che loro cercheranno in noi comunque delle risposte, esattamente come hanno fatto i miei bambini nella scuola primaria che hanno fatto la stessa cosa. Ed è stato un lungo percorso. Adesso stiamo lavorando, per esempio, sulle competenze emotive. Stiamo utilizzando un librettino anche abbastanza stupido, Banu si chiama, Banu ha paura e della giunti, è veramente una cosa semplicissima, però ci permette di dire che emozioni stiamo provando e allo stesso modo riuscire a capire che facciamo qualche esercizio di respirazione, quindi un avvicinamento alla mindfulness che mi può servire, ecco, ci stiamo tranquillizzando. Una proposta del genere, per esempio, con la fascia prescolare o prima, di prima scolarizzazione, secondo me va bene anche con soggetti un attimino più grandi, può funzionare perché vuol dire, ok, io mi sto preoccupando di te, proviamo a fare questo percorso assieme. Vediamo se sei d'accordo. Il rientro quindi in piscina, assolutamente, non è da essere configurato solo e semplicemente come una ripresa delle attività. Perché sicuramente saremmo come il comandante del Titanic che va contro l'iceberg, punto. Saremmo degli schettino ante litteram, volendo ben vedere. Ma devo capire che tutta la mia piscina a rientro dovrà essere ristrutturata, rifigurata in maniera tale che spazi e modi siano adeguati non soltanto alle fasce di età dei nostri ragazzi, ma anche alle caratteristiche che loro ci dimostreranno. E queste caratteristiche, francamente, dovrebbero essere non tanto che loro mettono fuori il manifesto, ma avere degli istruttori di nuoto che sono in grado di leggere. La dottoressa Pattini, in altri interventi, ha parlato proprio che noi, come istruttori di nuoto, dovremmo avere delle competenze anche psicologiche, che non vuol dire che noi dobbiamo diventare psicologi, la cosa peggiore. A scuola, per esempio, gli psicologi, secondo me, sono tra i peggiori insegnanti, perché non hanno capito l'ottica in cui devono porsi. Ma avere competenze psicologiche per noi diventa veramente importante, senza riempirci la bocca di grandi paroloni, ma di essere veramente pratici, perché noi siamo istruttori di nuoto, mettiamo il culo nell'acqua e puzziamo di cloro, quindi anche tutta la nostra attività non deve essere attività teorica, ma deve essere in grado, dobbiamo essere in grado di poter avere tutti gli strumenti del caso per poter riuscire a dare una mano a questi ragazzi nell'ambientarsi. E qua dovremmo veramente chiarirci su cosa vuol dire in questo caso ambientamento, che non è soltanto far mettere i bambini nell'acqua e fargli imparare quei benedettissimi punti dell'ambientamento, che quando ho fatto il titolo per istruttore di nuoto io di secondo livello, era tutto un mantra che andava fatto tutto perfettamente in ordine, manco fossero le tavole che Mosè ha tirato giù dal Monte Sinai. Ecco, sconvolgiamo tutto. Ambientamento non sarà far mettere i bambini nell'acqua, ambientamento sarà far adattare i bambini e i ragazzi ad una nuova realtà, una realtà che per forza è cambiata, perché i bambini sono cambiati. Ricordiamoci che nella pedagogia e nella didattica inclusiva non si cambia il bambino per farlo star bene nell'ambiente, ma si cambia l'ambiente per far star bene il bambino. Quindi dovremmo veramente orientarci sotto nuovi parametri. Come agire? Possiamo avere dei riferimenti, per esempio, sotto l'aspetto psicologico. E un primo aspetto psicologico che io posso considerare, per esempio, è il rigenerarsi di alcune routine. Quindi riabituare la persona a far parte di un qualcosa che segue regole. Ricordiamoci che le routine, se sono mal studiate, sono pedisseque, non van bene, ma la routine è calmante. Con i bambini, per esempio, disabili, routinizzare alcun tipo di attività vuol dire, boh, io sono sicuro che nei primi 10 minuti, negli ultimi 10 minuti, il lavoro funziona, ci sarà una parte centrale, vediamo l'istruttore o il maestro che cosa mi inventerà. Questo è calmante. Come sarà calmante il fatto stesso di venire in piscina, perché finalmente, dopo un periodo dove non ho regole, sono sbalestrato sotto l'aspetto del capire cosa devo fare nel pomeriggio, benissimo, io so che il martedì e il venerdì dalle 5 alle 6 finalmente vado in piscina e nessuno me lo toglierà mai. Come invece purtroppo è successo prima del lockdown, dove io avevo preventivato che barba devo andare in piscina, non c'ho voglia, eccetera, eccetera, improvvisamente è stato detto da fine febbraio, basta, tu in piscina non vai più, e io avevo già visto alcuni ragazzi in ritorno a settembre in piscina che erano invece contentissimi, che hanno abbracciato veramente calorosamente il loro istruttore e la loro istruttrice, perché finalmente la rivedevano.
creare un ambiente per favorire la riflessione e la consapevolezza nel nuovo ambiente. Certamente le regole non saranno più come quelle di prima. Nello spogliatoio non ci si fermerà più di tanto a dover parlare, perché bisogna andare subito sul piano vasca. Ecco, io devo avere un ambiente che mi permette di accettare queste regole, capendo che fanno parte se io voglio andare in piscina, queste regole per me sono importanti. Se devo mettere la mascherina in piscina, la metto, perché nel momento che non la metto non posso fare una cosa che per me è veramente importante. È un po' la differenza che succede tra quegli scamascioni che ho visto in giro a Milano, in giro per la darsena, come se non ci fosse un domani, seminudi, compresa la mascherina. Opla, tiriamola via. Vogliamo tanta libertà. Sì, ma la tua libertà purtroppo sta costando a noi non venire in piscina, perché si sta alzando l'indice del contagio, le piscine non riaprono più e al momento chiudiamo la scuola. La maturità è nettamente diversa. Facilitare un po' in progressivo adattamento all'alta piscina e ai suoi ritmi. L'istruttore sereno che ha risolto i suoi problemi sarà una delle prime cose. Se ci fate caso, non sto parlando per niente di tecnica, perché per me la tecnica è una cosa secondaria in questo momento, ma dopo faremo delle specifiche. Tutto il nostro lavoro sarà veramente impattante sul far star bene i nostri allievi, che secondo me anche prima del lockdown, per come la pensavo, era il mio modo di lavorare. Prima ti faccio star bene e poi vedremo di parlare di tecnica, perché se il soggetto non sta bene, la tecnica non l'impara. Adesso sarà un valore ancora più importante, perché se non ne tengo conto diventa veramente un gran macello. Dobbiamo poi pensare, lì sotto sempre l'aspetto psicologico, a tutto ciò che riguarda senso di appartenenza alla comunità piscina. È bravo l'istruttore che tiene 10 allievi nel proprio gruppo, non perché ne ha 10, ma perché quei 10 rimangono sempre quei 10 da settembre a maggio. Se io continuo ad avere un cambiamento, a meno che non sia un cambio che il coordinatore piano vasca fa spostando gli allievi, ma mi preoccuperei sul mio modo di fare l'istruttore di nuoto. Specialmente, anche se non è l'argomento di questo corso, ma forse marginale, sono un istruttore di nuoto per adulti. Perché il fare comunità è sempre stato per le nostre piscine un punto di gran forza. In alcuni impianti, alcuni corsi erano bloccati fin dall'inizio, perché ad agosto arrivava una persona, una mamma, che aveva le sue 10 iscrizioni, le appoggiava al front office e diceva: questi 10 ragazzi vogliono essere iscritti al corso del martedì e del venerdì dalle 6 alle 7. Boom! Corso bloccato perché tutti e 10 finivano con quell'istruttore, eccetera. Grande soddisfazione. Questa cosa la dovremmo ricreare. E questo ricreare vuol dire che non so come a livello di impianti come possa fare. L'istruttore che vi dicevo prima, Camillo, che purtroppo non c'è più, era uno di quelli che aveva tutti i numeri di telefono e telefonava a casa ogni singolo allievo quando non c'era. Era un altro periodo. A fine anni 90, inizi 2000, ed era un istruttore molto agé, mi viene da dire, nel senso positivo del termine. Noi non possiamo fare una cosa del genere, ma ciò non vieta che, se mi metto d'accordo anche con la piscina, provare a vedere di scandagliare i nostri allievi storici dove possono essere. Se sono allievi adolescenti, magari provare a vedere come stai, tutto bene, cose di questo tipo, anche con una mail, ovviamente in un quadro di accordo con la società e accordo sulla legge con la privacy, perché sennò viene a fare un gran casino. Ma il riconfigurare un gruppo affiatato ci dovrà essere. Se noi non facciamo quest'opera di proviamo a vedere dove diavolo sono, quando ci torneranno sarà un altro dei nostri punti di forza, ricreare il gruppo che c'era prima, il far venire in piscina come comunità. Era il nuotare attraverso il nuoto della cultura dell'acqua, che ci dice, ok, oltre a un valore tecnico, c'è anche un valore sociale che il nuoto deve avere. Nel mio piccolo, per esempio, tutti i contatti con i miei ragazzi, io lavoro molto con i disabili e so cosa stanno facendo. Qualche messaggio ce lo mandiamo, ovviamente sono le solite cose del tipo quanto ci manca, eccetera, la lacrima scappa, però sono contento e non vedo l'ora di ricominciare perché il gruppo si ricompatterà. E non vedo l'ora di poterlo fare. Quindi, ed in ultimo, un clima che ci permetta, quindi, con azioni di gioco socializzante, eccetera, adattandomi gradualmente a tutta l'attività della piscina, nel singolo dettaglio.
Vale a dire tener conto che i nostri allievi dovranno essere molto forti a livello di resilienza in acqua, perché ovviamente molti di loro, non avendo nuotato per parecchio tempo, a livello di capacità condizionali saranno veramente spompi. Quindi i nostri tempi dovranno dilatarsi in una maniera incredibile per fare in maniera tale che loro, anche sotto il piano psicologico, come vedremo anche dopo, non siano sottoposti a una situazione di non successo. Mentre io in piscina, come istruttore furbo, dovrei sempre creare situazioni di successo. E questo è un grande peso per, come dicevamo prima, l'autostima. Il capire che io sono capace di fare le cose. Dal mio punto di vista, un istruttore di nuoto deve essere un gran paraculo. Deve essere in grado di poter dare alla gente quello che la gente vuol farsi dare. Una peripatetica del piano vasca, mi viene da dire, nel modo migliore del termine. Una geisha che si limita a fare determinate cose, non fraintendetemi. Però il saper offrire la giusta cosa alla persona è una delle cose importanti. Dall'altra parte, quindi, sotto l'aspetto logistico, l'altra cosa che noi avremo a livello di importanza, per esempio, è il rispetto delle regole. Le regole in piscina, come gliele faccio passare? Ho una strategia per dire, ok, se al gruppo di bambini faccio questa cosa, se al gruppo di adolescenti ne faccio un'altra? Potremmo aprire un capitolo anche per gli adulti? Bene o male, una delle cose più importanti, non lo so, il distanziamento. In piscina, bambini dovremmo stare a 5 metri di distanza l'uno dall'altro. Che strumenti ho per farglielo capire? Settembre era anche facile, perché il periodo di stacco dalla piscina, tutto sommato, era soltanto di 3 mesi, più le vacanze estive, vabbè. Ma per quello che riguarda invece la ripresa, dovremmo ricominciare con queste cose. E questa era la bravura di noi istruttori. Voglio fargli vedere un bel video? Nessun tipo di problema, computer, videoproiettore, e magari si vedono dei bellissimi cartoni animati che ci sono per esempio in YouTube, che parlano di cosa vuol dire per esempio il distanziamento. Ora ne avevo trovati qualcuno, per esempio c'è coronavirus, come spiegare il distanziamento sociale ai bambini, entro in YouTube, dura 3 minuti, ma attraverso il cartone animato io posso farti vedere per esempio com'è, il perché c'è un distanziamento sociale, ovviamente per i bambini. Per i ragazzi posso parlarne per vedere se hanno capito il concetto, oppure posso utilizzare filastrocche, posso far fare dei disegni al bambino, posso fare dei cartelloni, poesie. Se siete pratici del mondo scuola, ci sono tantissimi siti dove voi potete scaricare questo tipo di materiale già pronto. Una famosissima, per esempio, nella scuola primaria è Maestra Mary. In Maestra Mary, per esempio, lei aveva fatto tantissime schede che parlavano del coronavirus. Ricordiamoci che il colorare per un bambino permette l'elaborazione del pensiero riguardo ad un fatto. Nelle tecniche, per esempio, per far scrivere i bambini, prima si fa il disegno e poi eventualmente si fa la parte scritta, perché così riesco ad avere un qualcosa di operazionale nella testa e penso a quello che devo scrivere. Purtroppo la scuola italiana tante volte è abituata a fare il contrario, semplicemente perché la maestra deve bere il cappuccino, c'è una mezz'ora di tempo che il bambino ha finito già di scrivere, boom, fa il disegno. Non dovrebbe essere questo. Per cui anche con i bambini posso prendere, per esempio, una situazione di questo tipo. L'iCare, l'essere importante per te, sviluppatelo come preferite. Voglio fare le forme di saluto a distanza, nessun tipo di problema. Anche qua, se cercate in internet, trovate tantissimi. Per esempio, io con i miei bambini ho fatto fare un lavoro sul come ci si saluta a distanza, perché ci sono dei popoli della terra che non si toccano, come facciamo noi latini nel saluto, ma tendono ad essere distanti. La saluta dei giapponesi, in cui mi piego per esempio in avanti con un certo tot di gradi, ad altri popoli che per esempio tendono a battersi il gomito, qualcuno tende a salutarsi a distanza con dei gesti simpatici. Lo adotto. Posso simulare l'abbraccio, saluto, eccetera. Ho visto una puntata di recente di The Resident, vorrei svagarmi, ma adesso tutti i telefilm che sto vedendo, il medical drama che sto seguendo, tutti parlano di Covid e non mi sto rilassando per niente, ma in una puntata di The Resident c'era appunto un infermiere e un dottore che si salutavano a distanza, mettendosi d'accordo per esempio su quali potevano essere i saluti più importanti. Con i miei bambini all'inizio c'era l'abbraccio, c'era il gesto dell'abbraccio. Il gesto del bacio era un pugno appoggiato, per esempio, alla guancia.
mi studio con tutto il team quello che io per esempio posso fare. In alcune piscine, per esempio, con i bambini più piccoli, in alcune piscine, scusate, in alcune scuole, per alcuni bambini più piccoli, si porta l'oggetto transizionale. Vale a dire, se devi dare un abbraccio, non puoi darlo a me, ma dallo a un pupazzo che tu hai, che mi rappresenta. Per cui è come se fosse il mio abbraccio. Poi calcolate che purtroppo, per fortuna, io sono un maestro che lavora molto col sostegno e per me l'abbraccio virtuale non c'è quasi mai stato, perché c'è stato proprio l'abbraccio fisico. Non per niente mi sono fatto anche il Covid, questo è un particolare insignificante, ma siamo in casi estremi. Nella piscina non ci potrà essere il contatto fisico, studiamo sistemi di questo tipo. Di valore, di grande importanza comunque, è un'ampia collaborazione con la famiglia. Qua sarà la gestione della vostra piscina che deciderà quando e come fare delle riunioni in cui si spiega esattamente quello che verrà fatto all'interno dell'impianto. Qualcuno, so che come domanda sempre classica fa, ma i genitori vogliono l'acquisizione della tecnica, nessun tipo di problema. O il capovasca o un coordinatore degli istruttori, per quello che riguarda le singole aree, le singole fasce di età, parlerà con i genitori dicendo: lo vedete chiaramente anche voi che i vostri figli non stanno bene. La nostra prima preoccupazione è farli stare bene. Dopo che stanno bene, allora a questo punto riprenderemo la parte tecnica. A scuola sta funzionando così. E vi assicuro che mentre prima i genitori effettivamente magari non erano molto collaborativi, adesso come adesso la collaborazione da parte dei genitori noi l'abbiamo, perché si stanno rendendo profondamente conto delle problematiche che hanno i loro ragazzi. Oggi per esempio ho discusso su un genitore che aveva una paura incredibile nel rimandare il bambino a scuola, perché questo è un alunno fragile, ha delle patologie che non gli consentono di venire a scuola, è stato molto contento di avere un dialogo che gli spiegasse cosa sta succedendo e alla fine il bambino ce lo rimanda a scuola con un numero limitato di ore, ma è stato molto più sereno di un incontro che invece ho fatto 2 anni fa, dove invece facciamo volare gli stracci, perché in questo momento vi assicuro che anche i genitori hanno tanta paura. Non tanto paura per loro, ma stanno vedendo il cambiamento che stanno avendo molti dei loro figli e cercano un aiuto nei vari esperti per dargli una mano. E l'istruttore di nuoto come educatore acquatico, secondo me, può essere veramente fondamentale. Allo stesso modo ci dovrà essere sicuramente una rimodulazione del ruolo del team all'interno dell'impianto, che dipenderà molto dalla collaborazione soprattutto con la società di gestione della piscina, perché alcune cose dovranno essere decise. Un gruppo di adolescenti, per esempio un gruppo di pari, bisognerà pensare di formarlo, anche se magari per la piscina è una perdita, perché non so quanti ragazzi dai 14, 16, 17 anni possono essere formati all'interno della piscina, però un gruppo di adolescenti in questo momento, 5, 6, 7, quelli che avete, ma diventa molto importante crearlo, perché in questa maniera hanno la possibilità di potersi parlare fra pari. E potersi parlare fra pari manda via molte tensioni. Non so se per la piscina, per la gestione sarà un guadagno o meno, ma se noi vogliamo investire anche sui futuri adulti che ci verranno in piscina, questo è un passo che dovrei compiere. E poi, come abbiamo detto anche precedentemente, attenzione a non perdere il tempo della sospensione delle attività didattiche, perché se vogliamo lavorare su un cambio, è questo il momento essenziale. I team in questo momento, è vero, non lavorano, non guadagniamo soldi, non facciamo tante cose di questo tipo, ma io ho vissuto sempre una realtà piscina dove per me era un piacere andare in piscina e organizzare la festa di Natale. Era bello andare in piscina e organizzare la giornata dei brevetti. E francamente noi al nostro gestore non chiedevamo assolutamente niente, perché era bello l'organizzare qualcosa che ci coinvolgeva tutti e ci divertivamo un casino. Poi avevo la fortuna che magari il mio gestore anche mi pagava per il tempo che andavo, vabbè, ma questo è arrivato dopo. Però era bello organizzarsi in un momento dove si lavorava. Questo invece è un momento dove io mi trovo con un gruppo, col mio coordinatore, eccetera, eccetera, e proviamo a dire: nel mio territorio quale potrebbe essere l'esigenza futura? Oppure, e non lo metto in dubbio, a noi non ce ne frega niente quello che quel fanfarone di Legnano sta dicendo, noi vogliamo andare avanti a lavorare in piscina come abbiamo sempre lavorato. Accettabile, ma che sia chiara l'idea. Perché tante volte uno dei problemi grossi che noi abbiamo è quello del farsi prendere di fretta. Quindi buttare dentro, per esempio, la prima cosa che mi capita
nella testa e pretendere praticamente di farla spinto praticamente da una fretta incommensurabile. Ecco, la fretta noi non dobbiamo averla. Non ci deve essere fretta, perché il tempo per poter creare una struttura che possa consentire ai ragazzi e agli adolescenti di venire da noi c'è. Riflettiamoci e vediamo se c'è la possibilità di poter creare un gruppo di questo tipo. Cosa mi serve quindi a livello di adulto di riferimento? Beh, l'adulto di riferimento innanzitutto per quelli che per i ragazzi che verranno in piscina, e accogliere, prestare particolare attenzione, specialmente nell'inserimento dei nuovi. Noi pensiamo ai vecchi e speriamo veramente che i vecchi, quando finirà il lockdown, ci siano tutti. Ma quale sarà la sensazione dei nuovi? Penso semplicemente ai bambini, ai prescolari che si iscriveranno ai nostri corsi dopo non aver avuto tutta una trafila di esperienza motoria che gli poteva arrivare, per esempio, dal giocare liberamente in piazza, in cortile, per strada. Questi bambini nuovi, a livello di impatto con lo sconosciuto, come lo affronteranno? Perché francamente molti bambini 3-4 anni hanno vissuto il periodo del lockdown semplicemente con la mamma o col papà. Se devono passare con un istruttore nuovo, punto di domanda. Allo stesso modo, tanti bambini di prima e di seconda elementare, a livello motorio, non sta facendo un tubo. Sono riuscito a fare giusto 3 lezioni in palestra e adesso ho appena letto che il mio dirigente scolastico mi ha già detto che per 2 settimane non posso più andare in palestra, perché il comune della mia scuola ha deciso molto intelligentemente di far sì che la pallavolo possa venire a fare pallavolo da noi, e ci vogliono a quanto pare 2 settimane per disinfestare la palestra. Tradotto, i miei bambini in palestra per 2 settimane ancora non ci possono andare. Hanno già perso tanto tempo prima, perché a Legnano quest'anno non è che abbia fatto molto caldo. Mi toccava portarla fuori in giardino praticamente a 6, a 4, 5 gradi a fare attività motoria. Meglio, si sono svegliati un po', ma non è che ho potuto proporgli quelle grandissime cose. Ho il distanziamento sociale? Nessun tipo di problema, lavoriamo sul ritmo. Ci sono degli ottimi CD che danno delle battute, per esempio 90 bpm, i bambini si muovevano come dei robot, i bambini si muovevano a specchio, i bambini si muovevano seguendo la regina Borg di Star Trek, per cui andateli tutti dietro. Ho mantenuto il distanziamento sociale, ma qualcuno ha fatto. In tante altre realtà, invece, purtroppo, questo movimento non c'è. Quindi bisognerà riorganizzare con tutti questi bambini nuovi dei progetti perché ritornino da un analfabetismo motorio che potrebbe esserci. Valorizzo molto e do importanza al vissuto, all'esperienza, ai racconti, ai sentimenti. È bello quando un bambino ci viene a dire: caspita maestro, che bello che sono tornato, perché non vedevo l'ora di ributtarmi in acqua. Hanno magari dei ricordi di prima, e poi ricordiamoci che non li vediamo praticamente da un anno. Ci sono dei bambini che da 4 arrivano a 6 anni, sono cresciuti, un grande sbalzo di età. 12 anni che sono diventati nel frattempo 14 anni. E anche questo è un grande stacco per l'età dell'uomo. Quindi il sentir dire da loro la loro esperienza è un tempo che l'istruttore di nuoto, che ripeto, secondo me dovrebbe cambiare il nome da ora in poi di educatore acquatico, dovrebbe tenere in considerazione. Perché questo consente quei 5 minuti in cui, 5 minuti anche troppo, un minuto che il bambino ti parla, e per quel discorso del guarda c'è una persona che mi ascolta, c'è. Poi deciderete voi, se conoscete per esempio le tecniche della comunicazione assertiva, tanto di guadagnato, mi metto in contatto d'onda con loro e poi ci sono tutti i sistemi per dire: ok, per un minuto è parlato, per adesso magari anche basta, che devi entrare a nuotare. Ma glielo dirò sempre con sorriso sulle labbra e trovando il modo per non offenderlo, per riuscire comunque a fare in maniera tale che questa rutinarietà nel dirmi le cose ci sia. Per me è legarlo alla piscina. Per il ragazzo, per il bambino, è te ne parlo, così un pochettino di carico riesco a darlo via. Valorizzare quindi questa parte diventa importante. L'istruttore di nuoto, poi, io sono dell'idea che so che sarà un periodo brutta, ma io sono dell'idea scialla. Ho a Catania, durante un corso di coordinatori scuola nuoto, mi sono preso una bellissima maglietta, footy tin, don't worry. Ecco, una maglietta del genere in piscina la metterei, per dire: capisco, ci sono tantissimi problemi, ma in questo momento vediamo di capire che siamo in un posto dove tu, scusate, ma qua sono ben computer, mi devo veramente rilassare. E anche adesso sto facendo dei corsi per futuri insegnanti di sostegno, sono nella stessa idea.
Il bambino è rimasto a casa spesso e volentieri, ma non vuole vedere una persona più preoccupata, o soprattutto quella preoccupazione che ti fa vedere che devi fare tante cose, o peggio ancora, mi preoccupo di te. Ogni tanto faccio vedere il video di Inside Out, quando c'è l'elefante, che non mi ricordo come si chiama, cui distruggono i sogni, viene buttato giù tutto nel crepaccio dove poi andranno per prendere una cosa che gli servirà. C'è Gioia che continua a fare la stupida per vedere di convincerlo a fare una cosa, arriverà tristezza e semplicemente parlandoli tranquillamente gli dà una possibilità di scaricarsi e di agire. Ecco, agiamo sotto questo aspetto. Riuscire poi ad individuare all'interno dei nostri ragazzi quali sono quei comportamenti indicatori di disagio o di gruppo, se stanno bene con noi in piscina. Non è detto che improvvisamente mentre nuotano questi scoppiano a piangere. Se so come intervenire, posso andare avanti con posso farlo. Non so come intervenire, quantomeno chiedo al genitore o dico al genitore: è successa questa cosa, collaboriamo per vedere di far passare questa cosa. Soprattutto però è far aumentare l'autonomia e l'autostima. Quando si parlava prima di situazioni di non insuccesso, devo darci dentro su questo, l'autoefficacia. Non vi consiglio di leggere Bandura, perché Bandura è un tomazzo, un libro grande così, interessante fin quanto volete, ragazzi, cioè una di quelle cose che ho letto una volta, letta per tutta la vita, perché non si ripete più una cosa di questo tipo. Dall'altra parte però stiamo attenti a non sviluppare un senso di inefficacia appreso, perché purtroppo le due cose si bilanciano. Se io sono capace di fare la proposta DOC per i bambini, sicuramente avrò un grandissimo successo. Se la cosa invece viene calata ed è troppo alta o troppo bassa, noi il bambino lo perdiamo. Problem solving a loro serve, proprio per il discorso che facevamo prima, ristimoliamo l'attenzione. Ti metti in situazione di dirti non l'esercizio completo, ma te ne nascondo una parte e provo a dirti come riusciresti a fare se. Abbiamo sempre lavorato, per esempio, non lo so, con l'utilizzo di due gambe. Mi viene una cosa stupida che non farei mai fare, però, primo esempio che mi viene in mente, benissimo, provi a nuotare con una gamba sola a vedere cosa succede. Ci sarà la risata, ci sarà la presa in giro, ci sarà chi si impegna, eccetera, ma rompo uno schema. La noia te la faccio passare, che era un problema che dicevamo anche prima. Proviamo a vedere se andando oltre tu riesci ad ottenere un top a livello di risultato. Soprattutto una delle cose che dovrò tenere in considerazione, ma ripeto, per me era la normalità, che noi avremo dei gruppi composti da individualità che spesso e volentieri magari non coincidono fra di loro. E quindi trovare un denominatore comune che mi consenta anche di fare questa attività per me diventa veramente importante. Calcolando che una delle grandissime probabilità che noi avremo è che ci saranno bambini magari o ragazzi uguali a livello di competenze, ma diversi a livello psicologico. Calcolo che però se voglio fare un gruppo di adolescenti potrebbe anche essere necessario che a me dell'aspetto tecnico non me ne possa fregare di meno per fare il gruppo. Posso prendere una zampogna in acqua come posso prendere un grande nuotatore. Ma mi servirà mettere questi adolescenti contemporaneamente a comporre uno stesso gruppo, perché il mio obiettivo non sarà un'acquisizione tecnica incredibilmente perfetta, ma sarà ti faccio star bene in acqua perché ti faccio parlare con ragazzi della tua età. E confrontandovi fra di voi potreste migliorare sotto l'aspetto psicologico, cosa che poi in un secondo momento mi consentirà, si sa mai, di dividervi per gruppi per livello. Mentre adesso ancora, noi abbiamo sempre quest'idea del cioè, gruppi omogenei sotto l'aspetto tecnico. Ecco, non sarà probabilmente una priorità iniziale. Mi interesserà quindi gruppi di lavoro dove un istruttore di nuoto abbia la possibilità di poter condurre questi ragazzi verso l'obiettivo di base che vi sto stressando l'anima continuando a dirlo è tu devi stare bene in acqua. Quanto durerà questo processo? Boh. Potremmo magari riuscirci nell'arco di un ciclo di 10 lezioni, come potrebbe servirsi per esempio un mesociclo. La cosa importante è che noi volta per volta questi gruppi li ricreiamo per poter riportare avanti la filiera delle nostre piscine e cominciare per esempio a rifornire, quando avremo i talenti corretti, i talenti giusti, le nostre squadre agonistiche.
Perché, ripeto, una delle grandi problematiche, ripeto, io non sto parlando sotto l'aspetto psicopedagogico, che noi dobbiamo diventare degli educatori in acqua in senso lato. Non mi metto, come ho visto in alcuni video, a suonare la fisarmonica, a cantare Rosamunda, mentre ci sono dei bambini attaccati ai fili che fanno la qualunque. Il nostro obiettivo, comunque, è creare dei ragazzi che sappiano nuotare bene, dei bambini che abbiano un'acquaticità splendida. Ma mentre prima l'aspetto psicologico forse ci interessava di meno, adesso a questo punto diventa molto importante. Di conseguenza, sto benissimo andando verso la conclusione che per noi istruttori l'inizio dell'attività sarà sicuramente pieno di tensioni, ansie e preoccupazioni per tantissime cose. Una delle quali, per esempio, sarà: noi riempiamo la piscina, ma ce la lasciano aperta fino a quando? Con questi bambini che progetto ho, guardate l'ultima volta cosa è successo. Abbiamo riaperto a settembre, abbiamo chiuso a novembre. Improvvisamente la nostra filiera si è chiusa, ma dobbiamo essere noi primi a non essere ansiogeni in un confronto di questo tipo. Viviamo, ho un progetto in testa, vivo lezione per lezione, dando il massimo di me, sperando che, ripeto, quando ci faranno riaprire, e sono sicuro che riapriremo. Abbiamo già in testa che giorno per giorno, lezione per lezione, ricreerò quei gruppi che prima del lockdown avevo. Oppure che le mie lezioni private, quando ritorneranno, saranno pronte per fare un cammino che si spera sia il più a lungo possibile, che non abbia più interruzioni, ma metto sempre dentro che, visto che siamo in un periodo balordo, almeno per un paio d'anni, queste chiusure e riaperture potrebbero essere all'ordine del giorno. L'istruttore di nuoto, quindi futuro educatore acquatico, deve essere in grado di districarsi tra tantissime urgenze didattiche, nuove norme da conoscere, devo far rispettare i tempi, allievi da accogliere, il contesto mutato, ma la cosa per me più importante è non farsi prendere dalla fretta. Di idee, di cose in testa, se mi avete sentito, ne ho tante. Ma la mia preoccupazione non è devo fare tutto nel tempo minore possibile, ma la mia idea è quella di fare tutto nel modo migliore possibile, che è tutta un'altra cosa. Ecco, la speranza mia è che veramente col passare del tempo noi riusciamo ad arrivare a una cosa di questo tipo. E saranno anche una bella cosa, perché secondo me la comunità piscina, che già prima del lockdown era una che all'interno del mondo sport era vantata da tante altre federazioni, da quello che noi riusciamo a creare all'interno dell'ambiente piscina, se ci impegniamo giusto giusto in questo periodo prima della riapertura, ci renderà ancora più grandi. Recupereremo ampiamente tutto il tempo perso e tutti gli allievi persi durante questi mesi. Ok? Questo è tutto. Grazie Paolo, come sempre sei stato illuminante. C'è tempo per qualche domanda. Ti segnalo, beh, intanto c'è un po' di preoccupazione generalizzata sulle reali possibilità di tornare a insegnare nel breve o nel medio periodo, ma insomma di questo ci hai parlato ampiamente. E tu hai evidenziato l'importanza di dedicare del tempo al dialogo, al colloquio con gli allievi. Luca chiede, per quante lezioni questo approccio si può utilizzare. Penso sia un po' preoccupato da quello che potrebbe dirgli il suo coordinatore o il suo dirigente. Ma il parlare, attenzione, non intendo dire che mi prendo da qua. Mi viene in mente un tempo fa il mitico professor Bovi, quando parlava della canna da pesca di Paolino, eccetera, che si fermavano a pescare. Qualcuno aveva fatto: per quanto tempo rimango a pescare? La risposta del professor Bovi era: fin quando non ha bocca. Era una cosa di questo tipo. Ecco, quei bambini non c'è un tempo, cioè, non intendo dire che voi vi fermate e fate la seduta psicologica al bambino. Ma è voi che siete molto propositivi, che quando il bambino vede in voi una figura importante, chiede di parlare con voi e cerca di dire varie cose. Poi, come ho detto prima, non saranno grandi, lunghi discorsi, ma basta semplicemente che, ok, c'è il maestro che in acqua, quando gli dico una cosa, mi risponde, allora sarà invogliato, quando sarà una cosa più importante, a parlarne. Un minuto, 30 secondi, giusto, giusto il tempo. Oppure quando il bambino è in acqua che vi richiama e dice: devo dirti una cosa, maestro, e vi racconto una cosa. Questo
Io sono arrivato praticamente in 30 secondi a 7.000 da un bambino, io vorrei vivere a casa tua. E lo guardavo, sì, ok, siamo a posto, c'è anche una cosa del genere. Così, mentre nuotava, mi è saltato fuori a dirvi una cosa di questo tipo. Poi eventualmente, magari quando si asciugano, che vanno nello spogliatoio, eccetera, magari approfondiscono un attimo il discorso. Però sono quelle cose, tanto con i ragazzi quanto con i bambini, che devono essere spontanee, non certamente sedute di psicanalisi, ecco. Chiarissimo. Va bene, senti Paolo, so che ti abbiamo strappato i tuoi tantissimi impegni, quindi siamo sostanzialmente in chiusura. Chiedo come sempre a Antonella di fare un po' il punto su questo intervento, che Antonella, credo mi confermi, è stato ricco di suggerimenti in maniera quasi imbarazzante, quindi io non posso che ringraziare Paolo. Grazie. Grazie Paolo, effettivamente ascoltare te è proprio un vulcano di idee di quello che potremmo riattivare al momento della riapertura dei nostri impianti. Una frase che mi ha colpito e che riprende un po' quello che aveva detto anche Walter la settimana scorsa, che aveva ripetuto in un modo diverso anche Elena Pattini, di cui aveva parlato anche la nostra professoressa Zonta, è il non farsi prendere dalla fretta. No, come diceva anche l'altra settimana scorsa Walter, specialmente nei confronti dei genitori, non abbiate fretta. E qui ribadito non solo nei confronti dei genitori, ma ribadito anche nei confronti degli istruttori, non abbiate fretta, prendetevi il giusto tempo per fare tutto nel modo migliore, non nel tempo migliore, ma nel modo migliore. Quindi andiamo tutti a confermare questo concetto del non avere fretta nel momento della ripartenza, chi per un aspetto, chi per l'altro, però il nodo fondamentale è questo, e ritornare a essere dei buoni osservatori dei nostri bambini, dei nostri ragazzi e dei nostri adolescenti, senza mai dare nulla per scontato. E al di là di questo, che era un'osservazione mia personale, proprio ringraziarti per tanti altri spunti che ci hai dato, come sempre, e avere la conferma che riaverti qui stasera è stato veramente un grandissimo pregio. Grazie infinite Paolo, e grazie a Federico per aver gestito questa bella serata. Grazie a voi. Va bene, allora io come sempre devo solo ricordare che la registrazione di questo intervento rimane disponibile senza limite di tempo sia su Facebook sia sul canale YouTube e quindi rimando alla registrazione i tanti che mi stanno chiedendo in privato che vorrebbero prendersi nota di tutti gli spunti bibliografici che ci hai dato durante questo intervento, ma appunto è sufficiente riascoltare la registrazione. Quindi grazie Antonella per l'organizzazione di questo evento, grazie Paolo per l'intervento, grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo martedì prossimo con l'ultimo appuntamento che sarà affidato al professor Roberto Del Bianco, responsabile nazionale del settore istruzione tecnica, responsabile di tutto il settore nuoto che sta andando a fatica verso Tokyo, quindi sarà sicuramente un intervento di grande interesse, una degna chiusura di questo ciclo di incontri. Grazie a tutte, grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti, buona serata. Grazie.